bravi verbanesi è consentito uscire a piedi solo per passeggiare, correre, mantenendo le distanze di almeno un metro. È vietato sostare sulle panchine o altrove e creare assembramenti anche di due persone non conviventi. Non abbassiamo la guardia, abbiamo tutti bisogno di tornare a lavorare. È il messaggio che la voce del sindaco Silvia Marchionini ha portato per la città di Verbania da questa mattina. La sensazione con il bel sabato di sole è che molti si siano ormai convinti che l'emergenza sia finita e che la possibilità di uscire per passeggiare significhi poter fare tutto quello che si vuole. Per questo la prima cittadina ha voluto ribadire il concetto con un'auto munita di altoparlanti. È consentito uscire per passeggiare o correre mantenendo la distanza di almeno un metro, ha spiegato. È vietato sostare sulle panchine e creare assembramenti anche di due persone che non sono conviventi. Mettiamo la mascherina che deve coprire il naso, non è un gioco. Tutti insieme, ma veramente insieme, ce la possiamo fare. Lo sforzo di tutti non può essere vanificato da comportamenti irresponsabili. Tantomeno ricordiamo che non si può stare in spiaggia. Tutto dipende dal senso di responsabilità delle persone, anche per le riaperture di negozi, ristoranti e bar. Se la curva dei contagi dovesse ricominciare a salire, si tornerebbe indietro, con conseguenze ancora peggiori. Oggi l'amministrazione comunale ha fatto partire l'intervento di sanificazione di oltre 100 panchine sui lungolaghi di Intra, Pallanza e Suna. La Polizia Municipale mantiene alta l'attenzione. A Intra, dove è ripreso da oggi il mercato solo per i banchi di alimentari, è stata sanzionata una persona che non indossava la mascherina in un'area dove non era possibile mantenere sempre la distanza degli altri. I controlli proseguiranno anche domani.